piccola regolare, sei caduta qui come un sasso, ancora non ti ricorda per i di voi. Ma dove siamo? Sulla terra, e non è permesso che mi depinti. Lo so, e se San Pietro se ne accorge? Non ci voglio neanche pensare. Però per tornare a casa e piacerebbe la mia spicciatina a questa terra. Dai, accompagnami. Un sogno si è già realizzato, perché ho proprio una bella famiglia. Una grande famiglia. As we walk on by. E vorrei che leggesse con attenzione la prima parte dove ho espresso tutta la mia creatività. La prego, leggi lei. La sottoscritta Giulia Terribili chiede che prima della stipula del contratto vengano ridipinte di rosso le pareti, cambiati i tendaggi, sostituiti i faretti con luci colorate che si accendono e si spengono a tempo di musica e poltroncine di velluto al posto delle sedie. Questo è davvero assurdo, ma dove crede di essere? Dove vorrei essere. Un grande teatro, il palcoscenico, le luci e la musica. Start spreading the news. I am living today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Head up the hill. Pensiamo in società di noi ti puoi fidare. Fuori, Martina, su, coraggio, prova anche tu. Io? Proprio io? Ulisse potrebbe aver sognato così forte da far discendere un angelo commosso a regalargli un paio di ali. I sogni troppo forti spesso inteneriscono gli angeli, li commuovono e li fanno decidere di sciogliersi le ali, di arrendersi e ora di sognare. Io non ho più paura. Ci penso da lontano, da un altro mare, un altro, so che non sai. La chiamano speranza, ma a volte un modo per dire illusione. Io non ho paura. Io
meno male, posso parlare con qualcuno. Questa è una campana. No, no, non è una sottana. Piace? Quella dell'anno scorso, di 2 anni fa. È il regalo di mia figlia, l'ultima volta che è venuta a trovarmi. A proposito di regali, hai visto cosa ha ricevuto Ermenegilda dai suoi nipoti? Sì, sembra quasi impazzita. Sta sempre davanti a quel coso. Si chiama iPad. Ermenegilda, ma come ti sei conciata? Conciata? Questa signore è l'ultima, penultima, è moda. L'ho visto qui. Ma lì dentro cosa c'è? Qui c'è tutto, i film, la moda, la posta, le foto, anche la musica. E che musica! Una canzone famosissima che si può anche ballare se volete. Ve la insegno? Dai, facela ascoltare! È fortissima, fighissima. Dovresti provare anche tu a fare come me. Innamorarti un principe azzurro. O un cacciatore. Ecco. E con i gatti di sera, con il testo. Ecco, potete osservare alcune ex alunne di questa scuola. Qui giù dare il diploma di scuola superiore. Sì, sì, farò proprio la giornalista. Iniziamo. Siamo così tanto diverse. In fondo ci accomuna la voglia di realizzare i nostri sogni. Bella signora, vede, qui non mangiamo mai, non ne sentiamo la necessità. Comunque, una cosa vi deve essere chiara:
Qui ci sono delle regole ben precise che dovete rispettare se non volete uscire dalla casa celeste. Ma i nostri sogni? Le nostre aspirazioni? Beh, io non ho delle aspirazioni, dei sogni, però penso che l'amore vero, è rarissimo e è tutto ciò di cui io ho bisogno. Oh,